Acqualagna, capitale mondiale del tartufo fresco tutto l'anno, crocevia internazionale della produzione, del commercio e della degustazione del prezioso tubero, si prepara a celebrare la 50ª edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma il 25 ed il 31 ottobre, l'1, il 7, l'8, il 14 ed il 15 novembre prossimi. Circondata da un paesaggio tra i più belli della provincia di Pesaro Urbino, Acqualagna vanta l'importante primato della vendita del tartufo, patrimonio fondamentale dell'economia e della cultura gastronomica dell'area. Per i suoi 50 anni di fiera, Acqualagna festeggia con un'edizione speciale. A tutti gli amanti e appassionati del tartufo dedica un weekend in più rispetto al passato e propone loro tantissime novità, grandi nomi tra gli ospiti in visita, insieme a un programma più ricco e prelibato, scandito da appuntamenti continui. Quest'anno appunto celebriamo 50 edizioni con un volume che racconta tutte le manifestazioni dal 1966, anno della fondazione all'ultima. Vogliamo festeggiare questi 50 anni con tutti i cinquantenni d'Italia e non solo, quindi regalando un omaggio al tartufo a chi deciderà di festeggiare il proprio compleanno insieme a noi durante una manifestazione che è la più importante per quanto riguarda il tartufo bianco rispetto alle altre manifestazioni che comunque ci caratterizzano per essere appunto la capitale del tartufo fresco tutto l'anno, con grandi ospiti a partire da Gualtiero Marchesi, a cui verrà consegnata la Ruscella d'Oro, il nostro massimo riconoscimento, gli chef stellati, le stelle Michelin, gli chef popolari, quelli della televisione, di Masterchef, che si esibiranno nei cooking show, nel nostro spazio più bello, oltre ai banchi di tartufo, che è quello del Salotto da Gustare, dove ci saranno veramente tanti show culinari, la possibilità per i più piccoli di fare lezioni di cucina, di mettere le mani letteralmente le mani in pasta, poi tutti i prodotti, la degustazione di tutti i prodotti tipici locali e marchigiani della cucina italiana, quindi dall'accezione vegana, diciamo, a macrobiotico, ai celiaci, per cui veramente una grande manifestazione dove però il tartufo rimane, insomma, la sua attrattiva, insomma, rimane l'attrattiva principale della piazza al tartufo, che è una piazza unica, non solo in Italia, ma direi al mondo. La Regione appoggia tutte le iniziative che valorizzano dei prodotti eccellenti come il tartufo bianco e Acqualagna è una vetrina importantissima e siamo molto felici di appoggiarla, sì, questa 50ª fiera, anche perché è importantissimo il fatto che siamo al 50º anniversario e quindi c'è un valore aggiunto quest'anno.